Guer Massini, giornalista Rai. Partiamo dalle difficoltà nell'insegnamento del giornalismo. No, io credo che il mondo, con tutti questi cambiamenti che sta vivendo in questo momento, sicuramente anche il giornalismo, e come lo stiamo insegnando, come lo stiamo spiegando, deve cambiare. Ma io credo che una realtà complessa il giornalismo, una realtà complessa anche il mondo in cui viviamo, per cui unire tutte queste due cose, cercando di dare un nuovo input a questo mestiere in un momento di grandi difficoltà per il giornalismo, anche per definire che cos'è il giornalismo. Per questo io credo che la prima cosa è insistere su questo fatto. Usare la nuova tecnologia non significa che uno sta facendo giornalismo. Allora, spiegando questo e cercando di imporre delle regole su il giornalismo, questo porta anche a fare o a insegnare un nuovo modo per avviare questo mestiere in un modo un po' diverso. Questo, secondo me, la cosa più importante in questo momento è spiegare alla gente come questi cambiamenti danno di strumenti nuovi, ma strumenti nuovi da soli non è sufficiente. Se bisogna spiegare che c'è un giornalismo, quando uno fa, per esempio, il militante, sta facendo giornalismo o sta facendo militante? Quando uno difende delle posizioni politiche, cosa sta facendo? Cioè, tutte queste cose bisogna spiegarle. Io credo che siamo ancora all'inizio. Avere delle risposte così rapide credo che è sbagliato. Bisogna riflettere su tutto questo strumento, tornando alla base. Il giornalismo ha delle regole. Queste regole noi dobbiamo rispettarli, sia quando, come si faceva prima, come si deve fare adesso. L'unica cosa che è cambiata è lo strumento, capirlo, questo è un altro discorso, nel senso che il giornalista deve saper usare la rete, che deve saper usare Facebook, Twitter, sono strumenti. La regola iniziale è che tu devi essere credibile, tu devi avere la capacità di raccontare i fatti, avere la capacità di analizzare bene la notizia, differenziare, raccontando alla gente la verità, anche quando tu, per esempio, segnali che questa notizia l'hai presa da questa fonte. E queste sono le regole del giornalismo, usando la nuova tecnologia, usando la vecchia tecnologia. Questa, secondo me, è la cosa più importante. Come, secondo la sua visione e la sua idea, come si possono integrare queste due visioni nell'ambito dell'insegnamento? No, è insegnare ai ragazzi. La prima cosa, che questo mestiere si basa sulla credibilità. Io credo in quello che tu mi racconti o non credo in quello che tu mi racconti. Cioè, la cosa più importante non sono gli strumenti, non è la telecamera, non è il video, non è l'internet, no, è come noi siamo credibili quando raccontiamo le cose. Il giornalista, secondo me, la cosa più importante è l'uso del linguaggio. E quando dico linguaggio, oggi per esempio possiamo anche spiegare come c'è un linguaggio diverso, quello della telecamera, del video, perché molte volte fare delle riprese è anche un modo di raccontare i fatti. E quante volte c'è la possibilità di manipolare proprio usando le immagini. Per cui è l'onestà del giornalista. Io devo credere sempre che quello che tu mi racconti è vero. Per cui se tu la fai girare come ti pare, io ti posso insegnare linguaggi, però io devo partire dalla base. Questo mestiere è valido semplicemente quando tu racconti i fatti e spiega alla gente che questi sono i fatti e questa è un'opinione. Differenziare queste due cose è la base, per cui questi sono strumenti, linguaggi, che noi possiamo usare, possiamo imparare a usarli. Posso essere bravo a girare, posso essere bravo a raccontare, però so che io sono credibile o non sono credibile. E questo parte dal fatto che io devo raccontare i fatti. In questo, i social network quanto hanno influito nel cambiare la credibilità del giornalista, nel mutare la sua percezione anche rispetto all'opinione pubblica? Questo è già un altro argomento, perché
Io credo che in questo mondo moderno, globalizzato, ha creato anche una grande confusione, perché è una realtà complessa e tutto quello che è complesso crea delle confusioni. La prima confusione è quando uno inizia a non differenziare, quello che ho detto prima, tra la verità, raccontare i fatti, e raccontare o citare i tuoi fonti, che è anche un modo per raccontare la verità. Dire per esempio che queste immagini le sto prendendo perché in questo momento c'è l'esercito americano vicino a me e allora mi difende, allora io posso fare queste riprese. Per esempio, se io racconto questo fatto, è diverso che raccontare la storia dell'Afghanistan senza dire, per darti un esempio, questi sono esempi che ho visto varie volte, se tu citi tutto il contesto, allora tu stai raccontando i fatti. Che cosa ha fatto il giornalismo moderno di adesso? E sono un momento difficile e di grande difficoltà anche economica. Molti giornalisti hanno giocato sul facile. E sul facile qual è? È che tu, per guadagnare o per rispondere ai bisogni economici, molte volte cadiamo in questa vecchia teoria che alla gente bisogna raccontare quello che vuole sentire. Non la verità, non i fatti. E già ci sono molti studi su questo argomento, che la gente accetta più facilmente quello che l'immagine stereotipata, per esempio, è molto facile da consolidare che cambiare quella immagine. Allora, che cosa faccio io come giornalista? Racconto solamente, perché il giornalismo sono scelte di notizie, gerarchia di notizie. Allora, io ti racconto a te quello che a te ti piacerebbe sentire, non quello che io devo realmente raccontarti, quello che io devo spiegarti. Allora, molti giornalisti con questa concorrenza, perché comunque è una industria anche il giornalismo, ha portato che la gente dice: ma che me lo fa fare io a spiegare alla gente la realtà? Io mi limito a vendere il prodotto. Per questo, se tu vedi, in momenti di grandi difficoltà, per esempio quando c'è un attentato, molti giornali cercano per esempio di vendere libri che sono totalmente razzisti, però in quel momento servono per vendere. Dopo c'è tempo per correggere quando le cose si calmano, però è diventato più un gioco facile, secondo me, e questo è il dramma del giornalismo attuale. Come noi possiamo lottare contro questo? Insistendo su l'etica, insistendo che il giornalista innanzitutto deve continuare a raccontare i fatti. Dopo le opinioni sono un'altra cosa. Questo, sì. Ed in questo la degenerazione dell'etica arriva anche a causa dei social network oppure? Cioè, no, ma non a causa, sono strumenti. Mm-hmm. E prima c'era il giornalista da solo che poteva raccontare i fatti. Oggi questi fatti ti possono arrivare dovunque, perché basta avere un telefonino, tu giri e racconti un fatto. Oggi molte volte usiamo come fonti un tweet, delle domande: è una fonte credibile, non è una fonte credibile? E dopo c'è il potere, anche il potere politico, che cerca di usare questi strumenti per raccontare i fatti dal suo punto di vista, dal punto di vista del potere. E in quel momento già noi come giornalisti, se ci limitiamo a raccontare quello che racconta il potere, non stiamo più facendo il nostro lavoro. Il giornalismo funziona quando è un contropotere, no? Allora, essendo strumenti che permettono a chiunque di usarli, bisogna insistere che la differenza, l'unica vera differenza, è quando noi giornalisti cerchiamo di rispettare delle regole. Cioè, sono le regole che decidono che io sto facendo il giornalista e che l'altro no, anche se usiamo gli stessi strumenti. Cioè, aprire un sito web oggi, che ci vuole? Niente. Cercare di creare, di raccontare i fatti, basta sapere scrivere, sapere usare questi strumenti. Io insisto che l'unica cosa che veramente non deve mutare, non deve cambiare, è rispettare l'etica giornalistica. E questo
è un fatto. Allora, questo, l'influenza certo che c'è, perché, ripeto, quello che prima erano giornali precisi che raccontavano i fatti, la TV, la radio, oggi non è più così, chiunque può fare questo mestiere e questo porta, come sempre, verso il basso, perché tu per sopravvivere devi cercare di vendere il prodotto, come ho detto prima, il giornalismo è anche un'industria, e entrando in questa logica totalmente capitalistica di offerta e, come si dice, offerta? Offerta-domanda, entrando nella logica offerta-domanda, finisce a cedere anche la qualità. Questi sono i veri problemi del giornalismo attuale. Io, quando devo parlare di questi argomenti, sia studenti o non, insisto sul fatto che realmente la cosa importante non deve cambiare, che è quello che è il giornalista, raccontare i fatti. Tutte le altre cose sono di retouche, delle cose secondarie dal mio punto di vista, importanti, ma sono secondarie, nel senso sono strumenti come una penna, come un computer, come una telecamera. Tutto dipende dalla formazione, dalla preparazione del giornalista. E allora, qual è la grande differenza? Che io, quando vedo un giornalista valido, è quello che mi racconta quello che sta succedendo e mi dà l'impressione, almeno l'impressione, che è credibile. Quando io sento uno che fa il militante, cioè quando difende un punto di vista, in quel caso, dal mio punto di vista, non è più credibile. Cioè, la realtà è complessa, il giornalista deve raccontare questa realtà, anche se è complessa. Questo forse, per chiudere, è l'unico modo anche per rispondere ad un mercato del lavoro che è sempre più in crisi. Questo che sto dicendo, cioè, noi in questo momento questo lavoro è in crisi proprio perché stiamo cercando di vendere come giornalismo quello che non è giornalismo. Allora, quando noi definiamo, quando noi raccontiamo alla gente che il giornalismo è un'altra cosa, però con delle regole, cioè, raccontando quali sono queste regole, in quel momento, dal mio punto di vista, stiamo facendo un favore a questo mestiere e stiamo anche cercando di conservare, difendere i posti di lavoro. Capito? Cioè, per semplificare, tutto quello che sta succedendo ultimamente ci sta portando ad arrivare a capire che siamo in una realtà molto complessa. La sfida del giornalista è che questa realtà complessa deve un po' cercare di spiegarla. Certo, questo sono anche delle responsabilità. Tu, per spiegare una realtà complessa, tu devi avere una preparazione molto alta. Probabilmente un'altra differenza da seguire è che il giornalista non può limitarsi alla preparazione di tanti anni fa. Cioè, oggi veramente deve avere una visione ampia e deve essere anche specializzato, dal mio punto di vista. Nel senso, la realtà ci sta portando che un giornalista deve essere veramente preparato in un argomento o due, anche se teoricamente noi dobbiamo sapere tutto su tutto, come traduttore. Io dico sempre che il traduttore e il giornalista hanno questa caratteristica, devono sapere un po' di tutto. Però oggi, per affrontare questa crisi, bisogna anche cercare al giornalista specializzato, quello che veramente sa molto su poco, cioè sa molte cose su un argomento, e questo li fa alzare un po' il livello. Io sono di quelli che, come Habermas, no? Habermas dice che arriva un momento che per sopravvivere tu c'è la necessità di avere un giornalismo di qualità. Solamente un giornalismo di qualità può salvare un po' il mestiere. Perché quando tutti iniziano a fare la stessa cosa, cioè, tu devi trovare qualcosa che ti distingue, e quello che ti distingue è la qualità. E credo che in questo è questa la vera sfida di questo mestiere. Per questo insisto, una realtà complessa bisogna spiegarla di modo più semplice al grande pubblico, però per farlo uno deve
essere ben preparato, quello che gli arabi hanno chiamato tanti anni fa as-sel-mumtani, che è una cosa difficile. Cioè, quando tu la presenti sembra facile, ma realmente quello che c'è dietro è una preparazione enorme. Credo che questo può essere il segreto del giornalismo nel futuro. Non c'è un'altra scelta. O cerchiamo di arrivare a creare un giornalismo di alta qualità, sto dicendo, come ho detto prima, una grande preparazione, uno deve sapere tutto sulla tecnica, la tecnologia, però deve essere preparato su un argomento o due, benissimo, e dopo quando sei in redazione ti tocca scrivere un articolo sullo sport e tu non sai niente sullo sport, lo fai perché ci sono le agenzie e lo sai fare, perché la tecnica la conosci. Però deve sapere su due o tre argomenti, ma non di più.